Era Deportivo Aperitivo Portopalo. Assemoriamo questo match col nostro Davide Leonardi. Eh sì, puntare alla zona playoff con questo obiettivo. Deportivo e Portopalo sono scesi in campo quest'oggi nel turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A. Noni contro decimi, due squadre che si distanziano di soli 0,6 punti in classifica. Insomma, si tratta di uno scontro diretto, molto atteso, con il Deportivo voglioso di riscattare le due sconfitte consecutive. Portopalo che invece sono ancora a calcio della prima vittoria in questo mese di aprile, dove hanno raccolto una sconfitta e due pareggi. Deportivo, come al solito, sono al completo, stessi 8 elementi. Portopalo invece, che devono fare a meno di Montalbano e Lo Bianco, e presentano l'articolo 11 di Cristina, giocatore dei Radio Free Team, quindi con 6 uomini. Comunque entriamo proprio nel vivo dell'incontro, dove partono fortissimi Portopalo, che subito dopo un minuto di gioco sbloccano il match e si portano in vantaggio con un tap-in ravvicinato da parte di Macaluso, che vale lo 0-1. Ma la risposta del Deportivo Aperitivo è immediata, con Alifura che si va comunque a respingere la propria conclusione da un a mano aperta da parte di Di Fede. Ma gli Orange gestiscono bene la sfera e vanno vicinissimi al raddoppio con il duo Macaluso con Iaro, con quest'ultimo, con Iaro che salta benissimo i diretti marcatori che erano Gaglio e Di Franco. È un tiro all'angolino dalla destra che vale appunto il 2-0 dei Portopalo. Deportivo provano comunque a reagire con Pericone appena entrato in campo, ma Romeo è sempre concentratissimo. Intanto i Portopalo subiscono il sesto fallo, quindi è tiro libero che Conigliaro trasforma con un tiro forte ma centrale, dove forse Di Fede avrebbe potuto fare qualcosina in più. Comunque ce ne conta il 3-0 dei Portopalo. Palla al centro, il trio Miceli, La Mattina, Pericone rappresentano comunque i pericoli principali per la retroguardia a Portopalo. È proprio sull'asse La Mattina, Miceli, arriva il gol dell'1-3. Miceli serve benissimo La Mattina in area, che a tu per tu appunto non può che firmarla, metterla dentro, realizza così il gol del 3-1. Sembrerebbe l'inizio di un'incredibile rimonta, ma non è così, perché nel finale di tempo ancora lui con Iaro ha il tempo di firmare il terzo gol personale, che vale la tripletta, è l'1-4 e che compensa l'ammonizione che aveva rimediato qualche istante prima. Termina quindi così la prima frazione. Triplo vantaggio degli Orange, bravi a gestire la sfera per gran parte del primo tempo. Nella ripresa comunque stesso copione dei primi 25 minuti di gioco, azione personale di Macaluso dalla destra e tiro potente che batte il colpevole Di Fede sotto le gambe, 5-1 Portopalo. Ma è un botte di risposta continuo, perché dalla parte opposta Sansone rientra sul destro saltando Brancati e riapre il match 5-2. Poi c'è Macaluso che salta Di Franco, va solo a tu per tu con Di Fede, lo fredda, firma il gol del 6-2 per i Portopalo, che non si accontentano qui. Di Fede a terra in area di rigore e Macaluso, forse l'arbitro avrebbe potuto dare il vantaggio. Comunque c'è il calcio di rigore per i Portopalo, che appunto con Brancati che trasforma e realizza il gol del 7-2, che tra l'altro vale lo scarto di 5 gol. A questo punto i Portopalo devono mantenere questo scarto e provare comunque la tripletta con Brancati, che nel finale trova il gol del 2-8. Ma Miceli per il Deportivo non ci sta chiaramente, però è un po' sfortunato e colpisce il palo alla destra del portiere Romeo. Nel finale c'è comunque l'assedio quanto possibile dei Deportivo per accorciare questo margine. Arriva il conclusivo gol del 3-8 di Pericone, che comunque non nega lo start, perché i Portopalo vincono questa partita 8-3 e ottengono 3,5 punti fondamentali per il loro cammino in questo campionato. Una vittoria fondamentale che li proietta indubbiamente forse all'ultimo posto per i playoff. Comunque è una vittoria, come detto, fondamentale per questi Portopalo, che per il Deportivo sicuramente era un assunto diretto molto atteso. Arriva questa quinta sconfitta per loro, la terza consecutiva. Una squadra che comunque oggi è apparsa troppo nervosa in campo tra gli stessi 8 elementi, forse l'organico da rivedere per il Deportivo, e comunque non sono mai realmente stati in partita. Forse nel secondo tempo sono cresciuti rispetto al primo tempo, dove i Portopalo hanno ben gestito l'incontro, comunque hanno avuto tempo il pallino del gioco tra le loro mani. Comunque per i Portopalo sicuramente grandi le prove
di Giovanni Macaluso con Iero Brancati e anche sicuramente di Fazzari in fase difensiva. Per il Deportivo sicuramente avranno modo di riscattare questa brutta prova di oggi nel prossimo turno che ci sono gli Elfish, e mi sento di salvare per oggi sicuramente Miceli, che comunque è sicuramente la mattina che hanno fatto ciò che hanno potuto. Per i Portovari invece il prossimo turno ci sono i banalissimi, che oggi hanno operato proprio alla fine, quindi continua questo entusiasmante campionato di Serie A e ne vedremo davvero delle belle. Ringraziamo il nostro Davide, facciamo tanti auguri a tutto l'ambiente e alla prossima. Alla prossima.